davanti a uno stadio gremitissimo con la direzione dell'arbitro, il signor Marchetti di L'Aquila. Ecco le due squadre subito in campo. Termoli maglia tutta la tenuta in colore bianco con bordi giallorossi e il Fano in amaranto, e quindi si parte al secondo minuto e 40 secondi. Il Fano è pericoloso appena in aria. Gonzales tirava pericolosamente la palla che sfiorava il palo alla destra di Maresca. Trentesimo, prima azione giallorossa, fuga solitaria di Hernandez che vede Burzio libero sulla sua destra. Lo serve magnificamente. Lo spagnolo arriva a tu per tu quasi in aria con il portiere ospite. Tira anche un ottimo tiro, ma il portiere Guerriero davvero si supera con una parata eccezionale che manda il pallone in calcio d'angolo. Al 32esimo ancora lui, Burzio, ha la palla gol in aria, piccola, entra così in una situazione di poter tirare in porta, lo fa, ma ancora una volta il portiere gli nega la gioia del gol, deviando la palla di nuovo in calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo c'è un corner che appunto batte il Termoli e Hernandez arriva con un colpo di tacco a toccare la palla che sfiora di pochissimo il palo e finisce sull'esterno della rete. Chiudiamo al 44esimo del primo tempo, sempre con Burzio, ancora lui, punizione dal vertice alla destra del portiere Guerrieri, pallone a giro che sfiora di pochissimo il palo alla sinistra del portiere ospite. E si vanno negli spogliatoi. Si ricomincia il secondo tempo, ancora una volta a iniziarlo è il Fano con il nuovo entrato Koulibaly che si trova con un pallone davvero invitante entro l'area di rigore, tira un bel tiro forte, ma anche qui il nostro portiere Maresca si salva in calcio d'angolo con una bellissima parata. Al quarto poi c'è una punizione da ottima posizione dal limite per il giallorossi, tira scoppa, ma a respingere è la barriera. Allora poi si va al decimo, stupenda azione di prima del Termoli, un'azione spettacolare. Poi partita dai nuovi entrati Chao ed Esposito, poi Hernandez entra in aria, detta un assist al bacio al centro dell'area per la corrente Esposito, il quale tirava botta sicura, ma ancora una volta anche la palla sembrava dovesse finire in gol. Ancora una volta dicevamo il portiere avversario, portiere del Fano, si supera con una deviazione in angolo davvero strepitosa. Passiamo al trentesimo, pericolosamente il Fano con un fendente da fuori ancora di Gonzales che appunto mira la porta del Termoli, ma la palla con Maresca protesa in tuffo finisce di poco sulla destra del portiere termolese. Al 39esimo, ottimo pallone in aria per la testa di Burzio, ostacolato, colpisce ma senza dare la forza necessaria per mandare il pallone in rete e qui il Fano si salva ancora. Siamo ormai ai minuti finali, al 42esimo, Hernandez, gran tiro indirizzato nell'angolino alla sinistra del portiere Guerrieri, ma ancora una volta il numero uno ospite è insuperabile, con un gran volo riesce a deviare in angolo. Ma eccoci arrivati al 46esimo, quindi eravamo già nei minuti di recupero, 4 ne aveva decretati l'arbitro dell'Aquila, e allora c'è un rigore per il Termoli. Ancora una grande azione del nuovo entrato Chao, che davvero ha fatto delle cose incredibili anche con questa azione. Sradica il pallone a un avversario, lo lancia verso Hernandez che si stava liberando verso l'area di rigore. Il giocatore entra in aria, Hernandez viene atterrato da dietro, rigore netto. L'arbitro fischia il calcio di rigore tra le proteste comunque dei fanesi, ma non è irremovibile il direttore di gara. Calcio di rigore, batte Longo ed esplode di gioia il Cannassa, davvero un gol che dà ancora 3 punti importantissimi alla squadra giallorossa, che adesso vede la salvezza sempre più, non più un miraggio, ma sempre più possibile. Quindi una bella prestazione della squadra giallorossa che è coronata con questo gol, rigore anche se al 92esimo, però è stata davvero una vittoria meritata quella dei giallorossi. E quindi adesso ci sarà la sosta e poi si riprenderà con la partita di Sora e poi vedremo quello che accadrà, ma i giallorossi davvero stanno mantenendo un passo da promozione.